Ciao! Allora, quando creo un nuovo oggetto Grease Pencil, l'abbiamo finora utilizzato sempre in Monkey. A cosa serve questo stroke? Quando lo creo, ottengo un unico stroke con un materiale black, ma con già dei materiali già pronti. Quindi, in realtà, questo nuovo oggetto Grease Pencil di tipo stroke mi serve ad avere un punto di partenza che abbia già alcuni materiali, il bianco, il nero, il rosso, il verde, il blu e anche un grigio di riempimento. E sulla scena mi viene creato un unico segno, solo come segnaposto, diciamo. Quindi se mi metto ora da davanti e vado in Edit Mode, posso con la A selezionare tutti i punti e cancellarli. Premo X e scelgo di cancellare i punti. Tutti questi punti scompaiono. Allo stesso modo, adesso faccio annulla, avrei potuto usare seleziona stroke, cliccare sullo stroke, premere X e decidere di cancellare lo stroke. In questo modo mi ritrovo di nuovo con la scena vuota e se vado in draw mode ho la possibilità di disegnare con il nero, con il rosso, con il bianco, ho dei materiali già pronti, con il verde, con il blu, oppure questo è un materiale che ha un bordo, quindi sia lo stroke che un fill e quindi un riempimento. Se avessi creato la scena e adesso faccio File, New, General, torno da zero. Se avessi creato un Grease Pencil Blank, semplicemente avrei avuto il solo materiale black e quindi andando in Draw Mode potevo disegnare fin da subito solo con il nero. E il vantaggio è che non avevo quel primo stroke da cancellare. Quindi ecco a cosa servono semplicemente queste due opzioni. Blank mi crea un disegno vuoto con un unico materiale, mentre invece stroke mi crea già qualcosina con la quale cominciare. Ovvio che il primo segno in genere lo cancellerò, un po' come il cubo di base, però almeno ho dei materiali già pronti con i quali cominciare a lavorare. Quindi in realtà quando noi creiamo un nuovo Grease Pencil ci troveremo molto probabilmente in una di queste due situazioni, o blank o stroke. Monkey invece appunto l'abbiamo usata solo per avere qualcosa di più complesso da esplorare all'inizio, ma non la userete praticamente mai nel momento in cui lavorerete con Grease Pencil. Userete o blank o stroke. Come detto, poi una volta creato è possibile andare in Draw Mode, io di solito uso Ctrl Tab, e mi sposto in draw mode e andare a disegnare. Come si disegna? Si può anche ovviamente cancellare. È abbastanza intuitivo il fatto che qua esista una gomma. Se premo erase appare la possibilità di cancellare. Ci sono anche qui diversi tipi di gomme, ne parleremo, però esattamente come esiste lo strumento per disegnare, esiste lo strumento per cancellare. Si può anche premere il tasto B sulla tastiera e trascinare un rettangolo e verrà cancellato tutto quello che c'è dentro il rettangolo. Quindi, per esempio, questi segni che questo segnetto qua è rimasto disegnato perché era fuori dal rettangolo B e traccio e ho cancellato questo. L'alternativa è andare in Edit Mode e in Edit Mode posso, selezionando i vertici, premere A sulla tastiera per selezionare tutto e poi cancellare. In questo caso non c'è niente da cancellare, però torno in Draw Mode, disegno qualcosa, vado in Edit Mode, premo A, posso premere Canc e decidere di cancellare o gli stroke o i punti. In questo caso, avendoli selezionati tutti, è ininfluente, posso appunto cancellare tutto quanto. Notate che lo stroke è quella cosa che va da quando appoggio la penna a quando la alzo. Quindi tornando in draw mode, se io disegno finché tengo la penna premuta, arrivo fino alla fine, questo è uno stroke. Se faccio tanti segnetti così, questi sono tutti stroke. Se vado in edit mode, scelgo seleziona stroke, come vedete, posso selezionarli uno per uno. Oppure, come abbiamo visto, o trascinare un rettangolo e selezionarne più di uno, oppure anche con Ctrl, tasto destro, selezionare la parte che ci serve. Se resto nella selezione con i punti, posso anche andare a selezionare solo alcuni di questi punti e
In questo caso potrebbe essere che nel momento in cui vado a fare X per cancellare, possa decidere di cancellare i punti. Quindi se ora cancello questi punti, vedete, gli stroke sono stati interrotti e quindi ora questi sono due stroke separati e anche questi, mentre prima erano uniti. Quindi nel momento in cui io cancello con X points un punto in mezzo, ottengo di aver separato uno stroke in altri due stroke. Quindi gli stroke sono un insieme di punti collegati tra loro. Se cancello il punto in mezzo, ottengo di aver moltiplicato gli stroke, diciamo di averne più di uno. Mentre invece questo continua a restare un unico lungo stroke perché l'ho tracciato tutto in un momento. Grazie e alla prossima.